fagiolino con le dita. Benvenuti nella brutta copia di Marco Marietto, qui con voi Annoni della sua cameretta. E sono qua apposta per farvi divertire, almeno si spera. Oggi parliamo dell'omino baffuto di casa Nintendo, della sua trasposizione animata. Per la precisione, il primo episodio. Quindi, regia, fai parte del video che ho scaricato illegalmente da YouTube. Non questo, intendevo l'altro! My boy! Ma porco! Scusate la piccola interruzione, non perdiamo altro tempo. Via! Non so chi sia cattivo di questo episodio, ma immagino un cattivone come Wario, Donkey Kong, Waluigi o addirittura Bowser. In realtà si chiama Attila, ma ok. Sì, ok, certo. Ciò che non amo del mio nuovo palazzo di ghiaccio è che è di un freddo glaciale. Ah, ok, è Wendy. Non è Wendy, è Pucci Pucci. Come, scusa? Pucci Pucci. Oh. Ah! Oh, ci manca solo che mi chiami Mario Jump, perché è un cazzo. Voglia calda, voglia qua, voglia. La voglia, la voglia, la voglia. Ma povero Cupa Rosso, che deve fare per portarsi a casa un po' di pagnotta? Quindi adesso noi due dobbiamo andare da un sito e prendere la pianta di fuoco. E la porteremo qui. Idiota! Che bel barbecue! Quante cose buone! Hot dogs di dinosauro, pronto burger, torte di tirannosauro buone! Aspetta! Yoshi è un Cristo di cannibale! Questo, scusami. Devi leccarlo. Perché? È blasfemia, non voglio. Zitto e lecca. Madonna cara, è buono. I pini per il culo. Facci la cortesia, vai da mamma pianta di fuoco a prendere qualche palla di fuoco per il barbecue. Yoshi si deve rendere un po' utile alla società, cioè non può stare lì solo a mangiare. E che palle! Ma non ti ricorda qualcuno? Andiamo avanti. Oh, gomba! Mamma pianta di fuoco vive su altra parte di fiume! E io ho il terrore del fiume! Mi piace molto il fatto che un dinosauro verde che è capace di saltare più in alto, di fluttuare, abbia paura di un cazzo di fiume. Cioè, non capisco il motivo per il quale dovrebbe averne paura. È scattato l'allarme, qualcuno ha forzato la grata. Oh no, la pianta di fuoco sta per essere rapita da due tartarughe, ma tranquilli, Yoshi saprà sicuramente salvare la pianta. Mamma pianta di fuoco ha problemi, devo correre ad aiutarla. Aiuto! Yoshi, non più paura di acqua, strano. A parte il fatto che non ha salvato la pianta, ma è la cosa minore questa. Lui aveva paura di due fottuti centimetri d'acqua! Ah! Annoni, cosa stai facendo? C'è il pavimento bagnato! Sull'isola di ghiaccio una volta ho visto del ghiaccio. Sì, tu mi tagli una volta ho visto della merda. Sicuro che questo tubo ci porta là? Ehi, le tubature sono il mio forte. Noi idraulici supereroi non possiamo sbagliare. Vai a vedere, Luigi. Ma sei sicuro che questa sia tassone? C'ha un colore un po' diverso dal solito. Io sono intento di citare il finale. Adesso vedi. Sì, ma c'hai ragione, ma è buona, c'ha un po'... però spera un po'... Andiamo! Prossima fermata, l'isola di ghiaccio! Unga bunga, che divertimento! C'è un altro cubo proprio sotto di noi! No! Ma perché tutti cadono
sul blocco mentre Luigi deve fare pum pum. Cioè è ingiusto, dai, poverino. Oh no, arrivano le pere ronzanti. Pere ronzanti? Ma questa è una pesca. Caspita, un attacco a volo radente. Bene, fratellino, ora ti tiro su. Mario! Presto, dobbiamo tornare indietro a cercare Luigi. Maledetto fratellone! Sì, lui lo farebbe per me. Ci puoi scommettere? Smetti di urlare! Ci potete scommettere? Mai! Potete mettere un effetto di bianco e nero, per favore? Ok, grazie. Che bel rapporto familiare che si è creato. Una famiglia così stabile. Un rapporto nel quale l'uno si fida ciecamente dell'altro. Un rapporto nel quale entrambi si vogliono bene, ma tanto bene. Come vale anch'io un rapporto così forte come ce l'hanno loro due. Ci sono io, la tua best girl. Grazie. Ma tu non vali, sei solo tutta la mia immaginazione, quindi vattene subito. Ma con chi sta parlando il noni? Oh boh, guarda, lascialo fare. È il suo genio creativo, almeno credo. Oddio no, già immagino la scena. Prego, liberami. No, e perché no? Perché sono cattiva. Ma la gente morirà senza il mio fuoco. E vabbè, lo compreranno da me perché sono cattiva. Ma guarda che il tuo castello si sta sciogliendo. L'ho già detto che sono cattiva. Ah, dov'è Franz? Franz, vieni qua. Scusa, non volevo. Ho sbagliato io, tranquillo. Adesso ti libero, tranquillo, faccio piano. La fiamma che io brucio troppo caldo farà. E tutto il ghiaccio addosso ti si scioglie. Oh, cazzo! C'è un rubinetto che perde. Picchia quel pesce agghiacciato, miei amici idraulici e principessa. Ok che questo cartone è per deficienti. Quindi fatto apposta per te. Dicevo, ok che questo cartone è per deficienti, ma se uno entra in un campo minato, non è che tutti devono seguirlo! Unga bunga! Aia! Zitto, Franz. Aia! Vuoi ancora lo scotch? No, grazie. Se qualcosa non torna. Ah, qua è acqua. E vabbè. Qui è ghiaccio. E qua no. E poi adesso si forma un piccolo coso d'acqua. Così, a caso. Per caso hai bisogno di una lezione di nuoto? Ma qua è diventato tutto ghiaccio. Non ci sono vedo più nulla. Basta! Ora Yoshi salva. E dopo che Yoshi salva tutta la combricola, si godono l'happy ending. Tutto ciò che devo dire è che è bello essere a casa. Ma penso che la cosa più bella sia stata essere salvata dal mio piccolo e verde eroe, caro. Tu hai riacceso il fuoco nel mio cuore, lo sai. Beh, si può dire che è partita la ship. Tiratemi fuori di qui. Gucci Gucci di Tatu l'ha detto. Sì, finalmente è uscito il primo ed ultimo episodio della Noni Metti Act. Voglio ringraziare Marco Merrino che ha creato questo format e tutti quelli che sono apparsi in questo video. Inoltre, per informarvi, sono uscite le mie prime magliette. Queste magliette sono belle, costano 5 euro, compratevele perché sono povero. Quindi io vi saluto, grazie di aver visto questo video perché ci ho messo mesi ad editarlo. Quindi vi saluto, ciao! Qui nell'oscurità va tutto bene. Ecco che arriva un pensiero.